Una sola vittoria li separa dalla gloria e da una promozione che a fine partita potrebbe essere saldamente nelle loro mani. Guai però a fare i conti senza l'oste. A nessuno piace interpretare il ruolo di agnello sacrificale ed entrare nella storia dalla parte sbagliata. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Qui ha avuto fortuna, io ho visto arbitri mettere mano ai cartellini per molto meno. Cavani. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Ha mancato il bersaglio. Questa volta davvero esagerato, non aveva proprio speranze di segnare da lì. Trippier. Costruiscono la manovra con sicurezza. È costretto a ricominciare. Kimmich. Lobotka. Cavani. Lo sposta di peso e gliela porta via. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. C'è l'opportunità per il contropiede. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. E trova bene il compagno. Trippier. Rafa Silva. Tocco preciso. Decide di allargare il gioco. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Rafa Silva a sinistra con il passaggio. Supera il diretto avversario. Errore qui, pallone sprecato. Battuta lunga. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Pallone interessante, in verticale. Sceglie il pallone morbido. Palla filtrante per Salah. Salah prova a crossare. Correa. Correa. Lautaro Martinez. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé. Palla dentro. Salta e colpisce di testa. Qui sarebbe servito un po' più di precisione. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Mbappé, opportunità di ripartire. L'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Fabio, mi sembra che l'intensità della loro pressione sia aumentata. Si ha ragione, hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare il portatore di palla avversario. Guarda anche come accorciano di più. Sono anche molto attenti a rimanere corti. Vogliono riconquistare palla in avanti e ripartire subito, spezzando il ritmo avversario. Sì, è proprio la classica riaggressione moderna, un modo di difendere che richiede movimenti perfetti e tanta disponibilità da parte dei giocatori. Vediamo se riescono ad applicarla in maniera efficace. Trippier. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Rafa Silva. Low. E sbaglia completamente il suggerimento. Occasione per il contropiede. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scavalca la difesa con un pallonetto.
Rafa Silva. Interessante azione sulla fascia destra. Non impensierisce la difesa. Low. Verticalizza. Ha dimostrato grande reattività. Non si è lasciato sorprendere. Non si tira indietro e conquista il pallone. Intercetta il pallone. Ben fatto. La gioca a sinistra. Provano a partire in velocità. Rafa Silva. Errore qui, pallone sprecato. Si appoggia al portiere. Il portiere la calcia lontano. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cavani. Gran prova di forza, palla recuperata. Un minuto di recupero. Correa. Vince il duello, la fa sua. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. L'estremo difensore la caccia lunga. Low. Palla riconquistata immediatamente. Ha la possibilità di andare verso la porta. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda, nello spazio. Cerca un'azione veloce. Attenzione, può avanzare e tirare. Un inserimento perfetto, Fabio. Buona opposizione della difesa. Devia la palla in calcio d'angolo. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Salah! Fuori di poco, sfortunati qui. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta ma non ha inquadrato lo specchio. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cavani. Errore qui, pallone sprecato. Si ricomincia dal portiere. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Mohamed Salah va di testa, salvati dal palo. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Guarda, vedersi negare un gol dal palo a portiere battuto deve essere davvero frustrante. È di 80.113 spettatori. Rafa Silva sceglie di andare per vie verticali. Ci prova con un pallone profondo. Sceglie di andare per vie verticali. Correa! Salva la sua porta! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Mbappé! Çalhanoğlu. Pallone interessante, in verticale. Intercetta il passaggio, pericolo! Çalhanoğlu. Con il fallo. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo ridarguisce molto energicamente. Riceve la palla. Va via in dribbling. Prova a darla profonda, nello spazio. La allontana deciso. Cerca il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato.
riceve il passaggio. Correa. Da lì può segnare. Siamo nella fase finale del match. Seguiamo questo contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco che ripartono. Vogliono il gol della vittoria. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vediamo se può capitalizzare. Occhio, può andare! L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Mbappé! E passa! Chance per tirare! Ed ecco il gol! Gara sbloccata, adesso si giocherà a viso aperto. Adesso hanno anche buone possibilità di portarla a casa dopo il contraccolpo psicologico di aver subito il pareggio. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Qui la difesa ha avuto un atteggiamento molto criticabile, però bisogna lodare lo smarcamento e il passaggio finale. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Rimessa battuta male, gli avversari ne approfittano. Gioca una palla lunga. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Correa. E non c'è modo di aggirare il difensore. Il Milan al calcio di punizione. Rafa Silva. Ancora una volta la difesa non regala niente. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Ci saranno 3 minuti di recupero. Correa si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Si riparte con un fallo laterale. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Non potevano chiedere di meglio, vittoria e promozione. Luca, che ne pensi della partita di oggi? Una partita incredibile, una prestazione da incorniciare nel momento clou della competizione.